E siamo di nuovo pronti per questa maratona, sostanzialmente. Esatto. Questa è una partita che ci piace molto vedere, perché appunto vedremo i padroni di casa e i, diciamo, i primi della classe. Sì, quelli che hanno terminato la regular season al primo posto, con il ranking migliore, 65 Verona. Dall'altra parte, la squadra che comunque ha dato filo da torcere, che è, insomma, ha chiuso la regular season al terzo posto, quindi parliamo di due squadre di primo livello, naturalmente. Sì, diciamo che i valori in campo si sono praticamente equilibrati rispetto, sì, anche alla regular season, sostanzialmente. Sì. Dobbiamo dire che, tra l'altro, i Leoni, insomma, hanno l'opportunità di giocare questa finale in casa, quindi ci vorranno, tengono sicuramente ben figurare. Sì. Vediamo che parte la difesa dei Leoni con l'attacco, l'attacco di Arona guidato da Omar Passera. Arona è una squadra che fa dell'agilità e della velocità la sua arma migliore, non è una squadra fisica, sì, però è una squadra... Arona che andrà in Spagna a disputare il Champions Bowl. Il Champions Bowl. Ecco i giocatori che si schierano, ci sono i due Adol pronti, probabilmente attendono il fischio dell'arbitro. Sono arrivati i due assistenti dell'arbitro. Anche qui mi sa che vedremo due arbitri in campo, perché vedo, sì, che sia Giacomo che Colombo, sì, Marcuccetti e Colombo. E qua le partite cominciano a essere abbastanza difficili. Eh sì, eh sì. E comunque qua ci giochiamo, diciamo, l'accesso alla finalissima, quindi al grande ballo. Al grande ballo, sì. O alla grande zuppiera. Sì. Vediamo che adesso cercheremo di capire dai primi momenti come, quali sono gli orientamenti sia difensivi che offensivi che delle due squadre. Eccoli qua. E vediamo che col numero 00 Marco Sant'Agostino, lo riconosciamo perché c'ha un cappellino anche lui da pescatore, vuole evitare di bagnarsi la testa. Poi questo numero 00 nel tackle non si vede quasi mai. No, io ricordo solo Gimotto, il centro dei Riders, esatto, degli anni 70, però per il resto non ricordo nessuno con il doppio zero. Allora, le squadre sono schierate. Arona si schiera con un ricevitore a sinistra e due ricevitori a destra. Omar Passera in under, sotto il centro. Ed eccoci, ci siamo. Eccolo qua. È un buon passaggio, pare l'abbiamo chiamato. Marco Sant'Agostino ricevuto. Bel catch di Marco Sant'Agostino. Bel catch. Vediamo che gli arbitri hanno concesso di tenere al centro la palla in mano, anche per evitare che la pioggia inzuppi eccessivamente il pallone, quindi la palla viene posizionata solo al momento dello snap sullo spot che viene messo giù dall'arbitro. Stessa formazione, due ricevitori a destra, a retra Passera, e ci prova subito. Lancio lungo su doppia copertura. Ed è un touchdown. Ed è un touchdown. Di Martino Piazzi. Vedo però... Vedo rientrare indietro. Forse è un incompleto. È un incompleto. Sì. Vediamo. Vediamo un po'. È caduta. Ah sì, 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 è tornata caduta. La palla in mano dopo. Chiediamo scusa. Quindi siamo a un terzo down. Come si diceva prima, il secondo down è un po' il down in cui si prova. Adesso probabilmente questo terzo down tenterà un gioco di una certa sicurezza per avvicinarsi o per chiudere o proprio. Per chiudere, rolla a sinistra, ha del tempo. E chiude il numero 33. Sì. Non abbiamo visto il blitz. No, non abbiamo visto il blitz, è stato deflagato dall'88, che sì, è il... Il deflag è stato... chiedo scusa. Ci siamo persi. Troppe carte. Da Federico Dodorico. Federico Dodorico, no, l'ho nominato perché è quello che ci ha messo in condizioni di fare queste dirette, sì, quando ci ha montato la...
tutta la struttura per la telecamera, coibendandola sostanzialmente, sì, quindi sì, rendendola protetta dalla pioggia. Sì, la difesa dei Leoni usano come blitzer, ecco qua, adesso Claudio Corrado che è QB, sì, però la palla è lunga. Molto è lunga. Lunga e niente di fatto. Quindi giocheranno un secondo down. Sì. Claudio Corrado, che appunto come dicevo il QB dei Leoni, è un blitzer velocissimo, è dotato di una velocità naturale veramente esplosiva. Però qua ci sta, no? Hanno giocato un primo down, i 65ers, 5 yard dentro. Dentro, quindi sì, quindi, avevano già un buon guadagno, sì, all'interno. Era come aver giocato... Diciamo, c'hanno, sì, tre tentativi per poter, esatto, sviluppare i loro... Adesso play. Probabilmente vedremo un gioco corto, un inch, qualcosa a chiudere verso la metà del campo. Sì, qualcosa a guadagnare terreno. Sì, una drag, qualcosa che serva per mettere in condizione di giocare un terzo e un quarto per andare in end zone senza dover forzare troppo. La formazione è sempre quella. Passer in under e tre ricevitori fuori con uno, sì, slot. Eccolo, nuovo, l'avevamo chiamato. Mani sicuri di Sant'Agostino, sì, che prende la palla, ecco, abbastanza vicino alle 5 yard come avevamo del detto, touchdown. Si possono giocare due tentativi più o meno dalla distanza di un extra point. Esatto, adesso si giocheranno due tentativi, apparentemente se non estendo delle 5 yard, sì, potrebbero anche correre, ma sì, non mi sembra, no, che... Non mi sembra che la... Non è un livello da, esatto, da corsa. Anche se probabilmente qualche corsa potremmo vedere. Sì, no, la vedremo forse del QB dei Leoni, perché Claudio Corrado è un QB che ha una facilità di gamba notevole e potrebbe con qualche giochino rientrare in possesso della palla. Vediamo Dodorico attaccato al centro, adesso ha cambiato la formazione, sì, sono molto chiusi, c'è una finta, poi la palla va al 13 ed è un touchdown. Sì, touchdown del 13. Touchdown, va in vantaggio con Martino Piazzi. Una bella finta, vediamo, ci sono delle flag. La formazione era chiusa, doppio tight end. Lodorico al centro, rimane al centro e nessuno segue l'uomo che esce. Il problema è stato quello, era una difesa zona ben impostata, però il middle linebacker è rimasto fermo. Avrebbe dovuto seguire l'uomo che usciva a sinistra. Vediamo cosa sceglierà per l'extra point. Anche se ho visto che da due si va veramente... Raramente, solo se devi vincere. O se, come nel caso degli Sharks prima, c'è una penalità che ti rimette sulle 5 yard e giochi da 2. 5 yard, quindi sì. Due ricevitori a sinistra, la formazione è aperta. Passerà sul piede, sul back foot. Sembra che la trasformazione sia buona. Adesso vediamo cosa dicono gli arbitri. Aveva dato buona. La rivediamo un attimo. Vediamo se c'era il sec. Mi dicono che forse ci fosse il sec. No, non era sec. La palla era in volo prima che prendesse la flag. Sì, assolutamente sì. La ricezione. Quindi, non è a 7-0. Okay. 7-0, sì. Ok, abbiamo un passaggio verso Luca. No, abbiamo un passaggio a sinistra. Vediamo verso chi. Forse verso Mattia Mondin. Sì, passaggio verso Mattia Mondin. I Leoni. Mattia Mondin dovrebbe giocare però in posizione di quarterback in tackle. Faceva il ricevitore sicuramente, credo, non so se Blue Storm o qualche squadra dell'Inter milanese. Mm-hmm. Corrado ancora. Ah, che brutto drop. La palla va nel numero 95. Costantin Fronea, che credo sia il giocatore che si schiera in posizione di centro. Poi dalla c'è stazza di vedi sì, perché... Tavano, che è l'ex centro di Leoni, gioca in posizione di slot. I due ricevitori esterni sono Luca Brighenti e Mattia Mondin. Eccolo qua il gioco, ecco che ti dicevo qua, prima, sì, perché Corrado può correre, infatti è quello che fa. E corre. Perché viene accompagnato fuori è dotato di un piede felice, quindi quando fanno questo gioco qua è per guadagnare un po' di spazio, però adesso se non ho contato male sono al quarto down. Si dovranno giocare un quarto. Sì. Esatto. Ed è un quarto down. Corrado tiene una shotgun abbastanza corta, 3-4 yard,
Avone, arriva invece il blitz, Corrado tiene la palla, riesce a scappare, c'è una bella palla lunga e c'è un touchdown, e c'è un grande touchdown visto, che non abbiamo visto, purtroppo è sempre nell'angolo cieco che non riusciamo, e la palla va a Tavano allo slot come dicevamo prima. Michael Tavano, numero 52, bellissimo, soprattutto devo dire anche bello, bellissimo la fuga di Claudio Corrado rispetto al blitzer, sì, che è riuscito a guadagnare quei secondi in più, poi è dotato di un braccio veramente fenomenale. E qui la nostra telecamera e qui purtroppo noi ci perdiamo, però, vabbè. Però ci dicono Tavano e noi crediamo. Assolutamente, perché come abbiamo visto pure dall'inquadratura, sì, ha cercato di andare sull'angolo, però ha beccato proprio il palo in piedi, sì, sostanzialmente. Andiamo sull'extra point, ecco, 3 qua a destra. Scivola. Non so cosa abbia chiamato là, incompleto. Ed è 7-6. Sì. Ok. 7-6. Attacco 65ers in campo, difesa Leoni. Difesa Leoni. Dicevo, prima ho visto l'attacco dei la difesa dei 65ers che era tutta schierata in linea dietro il blitzer sostanzialmente, sì, quindi stava giocando credo una zona, sì, assolutamente, probabilmente una zona matchup, una zona matchup, e credo che questo abbia fregato il cornerback, perché non si aspettava, pensava che il QB fosse seccato in realtà. Ancora una palla lunga, ma non va da nessuna parte. Buona la copertura di Brighenti. La palla era lunga per il numero 88, 88 Toscano. Sì. Ah, non era Brighenti, mi dicono giustamente. Era il numero 6 Fonti. Fonti, Ivan Fonti, credo. Sì. Ma credo che sia anche lui Guelfi? No, Seaman credo. Seaman, sì, corretto. Bene, secondo down. Palla giusta. E come si diceva 13, prima, a prendere un po' di yard, avvicinarsi alla chiusura del down. Sì. È un hitch out all'altezza delle, insomma, più o meno a 10 yard dalla chiusura del primo. Chiusura, sì. Forse 15. Qualcosa in più perché sì, l'ha deflegato un passo prima dietro. No, ecco, sì sarà 10-12 yard, non di più. In realtà dalla posizione dell'uomo delle 7 yard, credo che siano 8 yard. Di meno, quindi, sì. Adesso non abbiamo i riferimenti della catena. C'è Federico qui, Dodorico a blizzare. Bellissimo intervento da parte di Muzzolini, superato dalla palla ma riesce a deflettarla, la palla così non finisce in mano. Un blitz abbiamo visto più che per il deflag, sì, per dare fastidio, sì, sì, al lancio sostanzialmente. Esatto. Sì, anche qui ci sono diverse tecniche, modi di immaginare, vedere e capire il blitz. Anche perché il QB era abbastanza molto dietro, diciamo, sì, sì, quindi credo che abbia preferito questa cosa, di dargli fastidio nel lancio, ed è riuscita sostanzialmente. Di nuovo blitz. Ah, molto bravo, molto bravo, bellissimo numero di Dodorico che defletta sul quarto, bellissimo intervento che ridà la palla in mano ai Leoni, che a questo punto hanno un break un po' come nel tennis, si lascia giù, esatto, Un gioco, e qui su una chiusura del down, bel intervento, molto bello. Due belli interventi difensivi, uno di Mozzolini e uno di Dodorico, hanno permesso ai Leoni di chiudere questo drive, rimandando con 1-0 su questo drive, esatto, Arona sulla sua sideline. Quindi un back per i Leoni. Adesso bisogna vedere se la difesa di Arona riuscirà a sestare qualche colpo. Role a sinistra, palla al centro. Gioco corto per prendere un po' di yard, forse un po' troppo poche, il gioco è abbastanza leggibile. Vediamo se è stato fatto in preparazione di qualche gioco simile che magari Corrado farà adesso, oppure se era proprio un gioco nato e morto così. Io intanto mi stavo messaggiando con,
con Alessandro che ci aiuta dall'altro campo anche con la parte grafica. Quindi bene. Un attimo, avevo perso il... Formazione tutta a sinistra, ancora un ruolo a destra, quindi come avevamo detto il gioco serviva a preparare questo gioco, la palla è lunga per Luca Brighenti ed è un touchdown! Molto bello! Bellissimo touchdown! Grande touchdown di Brighenti. E devo dire... E i Leoni vanno sopra. Sì, a questo punto siamo 12-7. Bellissimo gioco. Tanta euforia sulla sideline dei Leoni, che ce l'abbiamo praticamente di fronte, quindi abbiamo un ostacolo in più, Michele. Bisogna guardare il monitor. Per fortuna ci resta il monitor ci salva. Bellissimo intervento. Il gioco di prima, hai visto, era fatto proprio per preparare questo gioco, infatti QB ha rollato a destra. Abbiamo un extra point con Tavano largo, Brighenti stretto, ancora rolla a destra, la palla per Tavano, sicura, mani sicure, la palla va dentro, 13-7, bene i Leoni, hanno sfruttato bene il break, si sono riportati in avanti di uno. Adesso Arona deve rimontare. Deve segnare. Sì, deve segnare subito. Non tanto perché il tempo lo richiede, a questo punto diventa un problema di momentum psicologico. Devi segnare per il momentum, altrimenti... Rischi di perdere quella concentrazione. Siamo ancora nel primo tempo, Però l'inerzia adesso è sempre fondamentale. Esatto. Adesso vediamo che è ancora Dodorico. Brizzara ha fatto molto bene prima, mettendo in difficoltà Omar Passera. Buona palla, palla a uscire. Sono quelle 7-8 yard che ti permettono di allontanarti dal primo down. Per il numero 33, che è il numero 33 è Emanuele Mascelli. Emanuele Mascelli. È un secondo down, passerà con i suoi, rompe l'addle, gioca con una trips a sinistra, belle mani, bella ricezione, bel intervento anche da parte di Corrado, devo dire tutto bello sia in attacco che in difesa. Flag football giocato ad alti livelli. C'è però una flag, quindi adesso rimettiamo. Diciamo che vediamo cosa ci dice l'arbitro, vedo che conta in direzione Leoni, potrebbe essere un fallo sul passatore. Comunque la penalità è contro i Leoni. Vediamo se riusciamo a capire qui dal replay. Sì, perché è un po' il blitz rovina su un po' sopra, sì. Dodorico è arrivato lungo. La flag è lì, proprio all'altezza del passaggio. Vedo che poi adesso... Sì, poi sono entrati addirittura, credo, nell'altra metà campo, quindi è un... Siamo un primo e gol, primo e gol. E gol. Credo che abbiano applicato addirittura il guadagno del gioco più guadagno più la penalità, che è un'applicazione di penalità che non conoscevo, lo ammetto. Comunque continuano con questa formazione, due a destra, una a sinistra, palla lunga per il numero 13 che si porta, non riesco a vedere l'arbitro. Vediamo gli arbitri che ci riuniscono. Un secondo down. Evidentemente o ha ricevuto fuori o non ha ricevuto. Forse era molto lunga, sì. No, riceve ha ricevuto, probabilmente. Quindi fuori. Forse era lungo. Sì. In shotgun... Sì, uno shotgun a 5 yard. Adesso ha spostato i due ricevitori sul lato sinistro. Grande intercetto! Grande intercetto di Muzzolini. Muzzolini. E mi sembra che vada molto bene. No, non va fino in fondo, ma... Brutto passaggio del QB Passera, sì, completamente fuori bersaglio. Poi è lui stesso poi che mette il piede fuori. Però ecco che De Frega lo manda comunque fuori.
però buona posizione di campo. Questo è un break importante per Lione. Assolutamente, assolutamente un break importante. Dopo quello di prima, assolutamente un break importantissimo per i Leoni. Padroni di casa che non ci stanno a fare la parte della vittima sacrificale con la prima della classe, quindi noi ci siamo e vogliamo la finalissima. Ah certo, adesso vediamo Claudio Corrado se capitalizzerà questo turnover. Palla al centro, gioco tranquillo, scelgono di guadagnare 3 yard. Devo dire che è un primo gol dalle 12, per cui anche le 3 yard ci stanno come scelta. Sì. Intanto da quell'altra parte vedo i Marines che fanno anche segnato. Tanto tempo per rimettere in campo la palla, anche perché con la pioggia è, diciamo, più... Corrado rolla a destra, mette la palla su Tavano. Credo non abbiano dato il touchdown. No. Secondo me vedo che la palla viene arretrata. Addirittura. Forse quasi se ci fosse stato un sec, io non sono riuscito a vederlo. Nemmeno io, sinceramente. Anche perché ci avevamo tutti i giocatori davanti. Noi ormai dobbiamo solo immaginarci e guardare il video. Dal video dopo non abbiamo avuto l'assistenza. Comunque un terzo, perché l'arbitro ha chiamato terzo. Ah, fa il giochino sulla schiena che abbiamo visto prima. E guadagna yard, ma non tante quanto ne servono. No, dovrà giocare un quarto. Dico la verità che questo giochino che abbiamo visto anche prima sulla schiena del centro a me non è che piaccia tantissimo, no? Sì. Però ci sta. Ci sta. Intanto credo che dall'altra parte è un quarto down, si è finito. Sì, questo è un quarto down. Rolla Claudio. Bella, passaggio in fondo. E touchdown. Touchdown di Tavano. E a questo punto il break di vantaggio sono di 2 segnature. A questo punto Leoni si portano avanti di 19-7 in attesa dell'extra point. È un doppio vantaggio. Abbiamo 12 punti di vantaggio. 12 punti di vantaggio. Due minuti. Vengono chiamati 2 minuti. Sono due minuti veramente importanti poi per Arona, perché fa tutta la differenza del mondo andare a riposo sotto di uno o di due TD. Claudio Corrado in under, arretra. Non è buona la trasformazione. 19-7. Adesso ci sono questi 2 minuti in cui la difesa di Leoni dovrà contenere il ritorno inevitabile di Arona. Assolutamente leggere il ritorno di Arona, perché in questo momento credo che Arona deve segnare. Sì. Quindi, sì, se vuole rientrare in partita deve segnare adesso. Se vuole rientrare in partita deve segnare adesso. Anche perché credo che hanno anche il vantaggio della palla nel secondo tempo. Sai che non ricordo. Sì, ha fatto il primo drive è stato Arona. Sì, il primo drive di Arona, quindi vantaggio per i Leoni. Il vantaggio della palla è dei Leoni. Sì. Ok, ci dicono che sull'altro campo la partita sta a 19 pari, quindi è molto stretta. Passerà in under, 2 ricevitori a destra, finta lo screen, gioca lungo. No, ben coperto da Muzzolini, ben coperto da Muzzolini. E mi sembrava anche fuori bersaglio. Sì. Quindi è un terzo tentativo. Ha giocato una finta screen per poi andare lungo sul suo ricevitore di profondità. Forse hanno affondato con troppa sicurezza. Non lo so. Stanno affondando. Sì. Abbiamo ancora tutto il secondo tempo.
È come se dopo il primo drive avessero perso un po' di Sì, smalto nell'esecuzione esatto. degli schemi, li vedo un po' macchinosi, forse non si aspettavano di trovarsi in questa situazione di punteggio. Ancora la palla va per Piazzi, che adesso deve giocare. Adesso i 65ers devono giocare un quarto vicino al Sembrano primo down. subire la pressione Cioè, dei Leoni, li vedo, infatti quindi. vedo Arona veramente un po' all'angolo al momento, un po' come quel pugile che sta cercando di rifiatare. Siamo a un Intanto minuto dalla ci manca chiusura. un minuto. La difesa di Leoni sulla chiusura del down. Lodorico pronto al blitz. E credo ci sia un timeout, non ho No, capito secondo se. me vogliono verificare la distanza del blitzer. Abbiamo detto. Ed è una chiusura del down. Chiusura del down, Credo che il quasi in tempo si sicurezza. fermi in questo momento. Sì, sicuramente. La chiusura del down dovrebbe Cioè, fermare il tempo anche adesso per teoricamente il tempo però dovrebbe partire al ready to play. ready to play, quindi appena Appena l'arbitro dà il ready to ready to play. play, eccolo qua, ready to play. Il tempo è partito. Chissà se Rona lo sa. Credo che comunque loro giocano anche sul cronometro perché non credo vogliono lasciare No, secondi assolutamente. ai Leoni, ma hanno l'obbligo di andare dentro in questo momento. Ok. Diciamo una delle peculiarità del flag rispetto al tackle è che non c'è l'intentional grounding, No, quindi se sei in assolutamente. difficoltà la puoi buttare a terra. Butti via. È finita. Secondo down, Ma chissà se diciamo che l'arbitro. questa regola l'hanno limata anche nel tackle. Perché il fatto di uscire già fuori Sì. dei gol dà una certa libertà ai QB. I QB quando si trovano in difficoltà, che escono fuori dei Sai. gol, non la buttano proprio intentional proprio, ma sparano quei Sì. missili Irricevibili che per non li chiunque. riceve nessuno, che li riceve quelli sugli spalti sostanzialmente. Secondo down, due ricevitori a destra. La palla Vediamo. va lunga Gli ed è troppo lunga. piacciono gli angolini che a Sì, noi ci danno devo fastidio. dire che No, il allora, in gioco di realtà, Rone è un po' monotono al sì, in momento. questo momento sì. No, devo dire, no? Allora, se dalla parte, rispetto al televisore, dalla parte sinistra del Sì. Questo. campo, l'angolino buio è questo, l'angolo sinistro, e giocano sempre da questa parte, Dall'altra com'è che parte dall'altra parte giocano sempre sull'angolo destro? è un'imperscrutabile Cioè, legge. secondo me sanno che la telecamera lì non arriva e quindi loro continuano a lanciare là. È Cioè, molto probabile. se fosse una questione di QB, no? Che Certo, dici, sono destro, sarebbe son simmetrico. dovrebbe essere simmetrico, tutti, dovremmo vedere tutti, Eccolo. eccolo qua, Bello, bellissimo credo che touchdown. È un sia grande touchdown, touchdown sì. e Arona rimette la partita in gioco. Era per loro decisivo questa segnatura. Vanno sul 19 a 13 in attesa 13, sì. dell'extra Eccolo point. qua. Vediamolo. Chiamano un dottore, Ah, ma. bel gioco. Disegnato bene. Chi era in copertura? Muzzolini che rimane a terra. Una copertura molto maschia, diciamo, questa. Sì, era da tackle. Quindi, credo, se è una questione di QB, avrebbero dovuto giocare tutte le azioni dall'altro lato. Niente, abbiamo due QB Però dai, sbagliati. adesso sono andati a sinistra, quindi Esatto, insomma, quindi almeno uno ce l'hanno fatto di là. Beh, ci hanno fatto vedere almeno uno. ecco Muzzolini che si rialza, per fortuna niente di grave. Non sappiamo quando manca, ma mancherà veramente poco alla Sì, chiusura del immagino una primo ventina di tempo. Sì, secondi. una ventina di E secondi. conoscendo un po' il personale dei Leoni, avremo una corsa del QB Corrado come primo down, Dici sicuramente. che Io mangia il tempo così ci. o tenta No, di mangia, prova a andare. fare un grande guadagno, magari lasciando sul posto un po' di persone per guadagnarsi un passaggio in end zone un po' più agevole. Adesso però l'extra point diventa abbastanza importante. Ok, intanto ci siamo assicurati le grafiche anche per la prossima. Ed è una buona cosa. Abbiamo tempi molto stretti, cioè
Molti credo pensano, no, la magia, invece c'è da lavorare tanto. Ah, bravi, bellissima la difesa. Ancora una volta Dodorico, che per la seconda volta consecutiva riesce a deflettare. Devo dire molto efficace come blitzer in questo primo tempo. Anche perché il QB dei Leoni, tu lo conosci meglio di me sicuramente, ma lo vedo molto mobile. Sì, assolutamente. E quindi è difficilissimo anche deflettarlo, sì, con il blitzer, sì, insomma. Chissà quanto tempo manca, vediamo se come abbiamo immaginato ci sarà una corsa, penso di sì, sarà palla a Tavano, no? No. Prova? No, prova sul lungo, sembra, ecco. Ci prova? Molto lungo, niente, i ricevitori in realtà incompleto. Quasi non sapeva cosa fare, perché gli però ti devo dire la verità, ho stocca. Visto alla fine arrivare due ricevitori dei Leoni e un solo difensore, sì. Cioè... La difesa di Arona ha lasciato un po' desiderare, sì, in questo caso, diciamo la verità. Sta lasciando molto giocare. Vediamo cosa faranno ancora. Io mi sono perso, ma credo sia un terzo down questo. Forse secondo. No, il secondo dovrebbe essere stato quello di prima. C'è un offside, Brighenti sulla destra. Cioè, perché è un po' lento questa fase finale, sì, della partita. Ci piacerebbe sapere quanto tempo manca, ovviamente. Sì, però possiamo provare a chiedere. Potremmo sentire qualcuno se sanno quanto manca. 16 secondi, utilissimi. Abbiamo sfruttato la sideline dei Leoni per recuperare il tempo. 16 secondi. Eccoci, quindi... è un gioco con doppio QB? No, è una corsa una corsa. Di Mondin, che guadagna un po' di strada fino a metà della prima metà campo, forse un po' di più. E credo che adesso si giocheranno l'ultimo gioco. Sì, diciamo che secondo me lungo, non ha bruciato più di 5 secondi. Se mancavano 16 secondi, mancheranno 9. 9, sì. 8. Sì. Con un lancio lungo 7 secondi passano. Sì, sì. Vediamo che Arona adesso ha cambiato la strategia, gioca bene lunga, aspetta il passaggio. Dobbiamo dire che in termini di centimetri probabilmente i ricevitori di Leoni ne hanno qualcuno in più dei difensori, sì, di Arona. Due sì. secondi Due ci secondi, dicono, quindi è l'ultima azione. Allora, forse era 16 che non era giusto. Sì. Eccolo qua. Tocchi, niente, lasciano scorrere così. No, ci prova ad andare sul lungo, vediamo un po'. Niente da fare. Finiamo sul 19-13. Ricordiamo che nel secondo tempo i Leoni ci avranno il vantaggio della, sì, palla. Primo attacco Leoni. Esatto. Noi andiamo, ci fermiamo per un attimo e intanto sistemiamo altre cose tecniche. Bene.
E ci siamo, eccolo qua già il primo drive del... Subito una ricezione per il centro. Della seconda metà. Eccolo qua. Subito una ricezione. Per Costantin Fronea, centro dei Leoni. Come dicevamo, i Leoni con il vantaggio della palla, quindi con la prima palla, quindi possibilità di allungare ancora, sì, per i Leoni. Questo è un drive molto importante per i Leoni perché potrebbe dare un po' anche l'inerzia di questo secondo tempo. Se si riportano a due segnature, Arona potrebbe sentire un po' il colpo. Assolutamente, sì. Ecco, gioco su Claudio che vuole correre. Corrado vuole correre, ma viene seccato. In questo caso defleggato perché era un running back, non aveva, sì, più un sec. Esatto. Defleggato dietro la linea. Adesso si devono giocare un terzo e lungo, non che il braccio manchi, Claudio Corrado è un ragazzo che è dotato di un cannone, però adesso il playbook diventa un po' più complesso. Parlando con alcuni dirigenti, vedevamo proprio questa cosa, una crescita dei QB italiani. Sì. Cosa che mancava da tanti, sì, è vero, anni. È vero. Anche se non ancora vediamo in prima divisione tanti QB, prima divisione parlo di Teco, certo, tanti QB italiani, però ci sono già squadre che, sì, stanno lavorando con gli pensando storici, a QB italiani. Esatto, con gli storici Scaglia, penso. Sì. Anzi, però insomma, Scaglia resterà Warriors e quindi probabilmente sarà un QB NFL italiano. Però anche in seconda divisione ho visto una crescita, tanta crescita. Sì. Penso al QB, il campione d'Italia della seconda divisione. Che, Scaglia? No, sì, Scaglia, no, della terza. Diciamo, ah, della terza, Hans, sì, è, sì. Molto bravo, cresciuto, sì, appunto a, sì, sì, football, a flag. Corrado rolla sulla sinistra, è un quarto down. Ha evitato un deflag, ma non è ma riuscito il le suo mani genitore. Sicure di Michael Tevano questa volta, esatto, purtroppo tradiscono Claudio messo. Corrado ed eccolo qua il back, eccolo qua. Vediamo, potrebbe roll a sinistra, buono, rinviene bene il blitzer, ma sì, Claudio Corrado è molto bravo, recupera la posizione, poi il passaggio è sicuro sul primo down. Buon passaggio, ottimo passaggio nei numeri, sì, ma la palla cade perché non è riuscito a chiudere le braccia. Adesso a questo punto il piccolo spostamento di inerzia è dalla parte di Arona, sì, anche se deve ancora impattare. Ah sì, deve segnare appena per pareggiare. Ecco Omar che gioca in sicurezza su guarda. Piazzi. Giocare. Questa era proprio una timing pad, ha messo, sì, la palla in aria prima che Piazzi si girasse. Lui sapeva già dove andava. Si vede un grande timing tra ricevitore e suo QB. Una che deve recuperare appunto tranquillità, lucidità. Sì. E sembra lo stia facendo da questo primo drive. Da questa prima devo dire che giocata. Passer è rimasto molto composto, sì, non si è messo a fare giochi particolari o strani, insomma sta giocando la sua, sì, partita, non ha forzato sul, no, lungo soprattutto, bravo, sta continuando la partita, ha dimostrato di non farsi prendere dal panico a seguito del punteggio che lo vedeva un po' in difficoltà. È ancora adesso una palla per Sant'Agostino, sì, buona, è dotato anche di leve lunghe, sì, qui diciamo Sant'Agostino è stato usato un po' come come di Tunisi. Sì, una drag a entrare. Esatto. Vedi? Passaggio sulla drag, ha tagliato fuori Scarpolini al centro. Dicevo, è stato usato un po' come Sant'Agostino, di Tunisi. Prima. In posizione di slot, sì, che ha ricevuto centrale e dopo ha tagliato. Arona ci sta ragionando su, sanno che... Sì. È un drive importante per loro. Sant'Agostino a sinistra, adesso piazza a destra. Larghi. Finta di un pitch e il gioco va sul centro, però la difesa di Leoni è molto ben piazzata. Molto piazzata, sì. Sia Scarpolini che Muzzolini sono presenti proprio nel momento del catch. La difesa conosceva, ha letto molto bene il gioco ed era assolutamente, diciamo che ha fatto un gioco di sicurezza perché comunque, sì, era già dentro, sì, molto dentro la, sì, la seconda parte del campo. Teoricamente, quindi, doveva essere un delay sul centro, esatto, però in realtà la difesa era piazzatissima. Era piazzata, quindi ha dovuto cercare, sì, l'uomo libero. Abbiamo visto che però stanno rallentando i blitz dei Leoni. Sì,
Ah, lasciano il centro proprio per rallentare Dodorico e la palla poi va sul centro. Giocano con il centro in delay, Esatto. in modo che se il blitzer arriva dentro molto veloce, Dodorico Non lo scaricano sul possono. centro. Esatto. Stanno giocando con questa sicurezza. Vedo Che tra gli l'altro. fa guadagnare yard e Se... li porta sempre più vicini alla area di touchdown, insomma. Ci pallano su, guardano gli schemi. Di nuovo la stessa formazione con Sant'Agostino slot e i due esterni. È un terzo Ecco down. qua, terzo down. È touchdown. Stavolta va. C'è stato proprio un buco della difesa. Perché Non l'ho visto però alzare le mani, non neanch'io. capisco. Però vedo che si battono i 5. Dà la sensazione che Aaron abbia segnato. Non so, secondo Nonno? me. Ok. Sì, allora è un touchdown, anche se non abbiamo visto gli arbitri Sì. segnalarlo. Adesso si giocano con una trips Trips a sinistra il vantaggio. Ok, rolla a sinistra e la gioca sul sinistra centro gioca che è sul centro, è liberissimo. libero e Questo è un va buco della dentro. difesa dei Leoni che non ci aspettavamo, Sì. perché è un gioco classico, direi una delle basi dei giochi su trips, tenere un linebacker largo lì per chiudere l'uscita del centro. Quindi i 65ers Vanno a 20. vanno a 20, quindi si riportano sopra. Adesso è veramente un momento. Vediamo Adesso vediamo come se quel, reagiscono i leoni. esatto, se quel back influisce Sì. sulla parte mentale dei Leoni. Corrado rolla a sinistra, bel passaggio su. Non mi sembra che abbia influito più di tanto. Ottimo il No, no. secondo sforzo del ricevitore. Sì, Mondin ha fatto un bellissimo movimento. Non credo abbiano conquistato il No, primo io down. penso No, siano esatto, 5-6 sono. yard, No, no, molto meno, meno, una 2 yard, yard. due. Quindi gioco un secondo down. Adesso è il classico momento in cui puoi provare un Puoi lungo. provare il lungo Hai il qui. momento per provarci, hai il tempo, hai i down che ti servono. Anche se la difesa mi sembra molto aggressiva. Palla in aria. Touchdown che Che grande purtroppo touchdown. voi non, come noi non siete riusciti a vederli perché Luca era, Brighenti. esatto, era proprio assolutamente sul palo Un super dell'impalcatura. touchdown, devo dire la verità, molto bravo Claudio Corrado, ha lanciato completamente sbilanciato a destra. Guarda, Eccolo qua, lo vediamo dal replay. Eccolo. ha la facilità di lanciare senza E caricamento, con c'è questa lì, release assolutamente esatto. particolare. Molto bravo Brighenti. A questo punto 25-20, vediamo se i Leoni 25-20. Da scelgono da 1 o da 2, scelgono da 1. uno, ancora. È ancora troppo Sì, presto. siamo ancora nei 10 minuti, quindi. Yes. No, è fuori. Sembrerebbe Infatti l'arbitro fuori, è no infatti, good, sì, no good, 25-20. 25-20. Che comunque porta i Leoni di nuovo sopra, Sì. anche se con una segnatura Arona Sì. impatterebbe la partita, Sì, anzi si andrebbe riporterebbe in sopra, avanti. si porterebbe sopra di un touchdown. Sopra di un punto più la segnatura, due punti. Credo che non vedremo i due punti di trasformazione in No. generale, che la situazione in questo momento non dà quella. Ah, questo è stato proprio un errore di fretta. Di Esatto, un errore di fretta, fretta. un'esecuzione mal fatta, cioè aveva il tempo di settarsi, Ma il suo ricevitore aveva tutto il tempo. credo che sia la stessa esecuzione di prima di Sì, timing, solo solo che tirata in il fretta. ricevitore si è fermato un passo Ah, prima. tu dici che sia stato Sì? un problema di traccia, può essere. È stato proprio una yard avanti. La palla era assolutamente una yard avanti. Vediamo sempre questa formazione aperta. Palla Molto lunga. lunga, molto Wow. lunga.
Devo dire bravo Muzzolini in copertura, c'era, forse Piazza era appena un po' oltre, però Muzzolini c'era. Adesso è un terzo e lungo, il playbook diventa un po' più complesso in queste Sì, situazioni. perché in teoria questo secondo non avrebbe dovuto provare, No, fosse un lungo no, così. il secondo down in quella situazione Su lì lo devi 5 giocare, yard sì, devi esatto, giocarlo a tra le 5 e le prendere, 10 esatto. yard. Devi giocare a prendere spazio. Adesso sono obbligati a giocare un terzo almeno intermedio, perché un terzo Sì, corto rischia di non dargli esatto. niente. Adesso devi prendere qualcosa di intermedio per poter trovare. Infatti giocano su piazza ancora. Però E prendono buone yard. questo avrebbero dovuto fare un down fa. Adesso devono giocare un Esatto. quarto e chiusa, ma 10-12 Però yard c'è alla una chiusura. chiusura bella lunga, sì. Sì. Sì, sono 7-10 yard, assolutamente 10 yard. Eccoli qua, che si piazzano. No, chiamano timeout. Ah, ci vogliono pensare. Devo Sì. dire che secondo me è un errore. Perché in una partita così tirata, sprecarti i timeout per parlare, io non l'avrei fatto. Alla fine ti possono servire per fermare il drive degli avversari. Cioè, è un timeout. Personalmente, a meno che non sia qualcosa di gravissimo, o proprio che il Esatto. QB non Non ci aveva sia, idea, non non aveva aveva idea. idea. Però, se no, di base, in partite così tirate, giocare i timeout rischia di essere una cosa un po' Sì, perché in questa controproducente. posizione di campo, come hai detto prima, il playbook si riduce Sì. sostanzialmente, quindi hai poche opzioni. C'hai un lancio intermedio che deve andare oltre la linea di metà campo, ma lo sanno anche i tuoi avversari. Sì, qua di Quindi. solito in queste situazioni giochi due lunghi, uno dei tre esterni che dragga la chiusura del down e un centro in Esatto. sicurezza su un delay. Però il centro in sicurezza non ti darà la chiusura, non ti No, darebbe la chiusura del down. però useranno il centro. Ah, non l'hanno usato per frenare il blitzer. Ancora una Niente. volta merito del blitzer, Esatto, eh. Blitzer Molto, molto bravo assolutamente. Dodorico, Sì. molto bravo. Molto bravo Dodorico. E questo potrebbe essere un nuovo break per i Sì. Leoni che sfruttando bene questo break potrebbero iniziare a mettere un piede nella finale, nella finalissima. Sì, dovremmo essere più o meno a 8 minuti dalla fine, Sì, il quindi nostro cronometro da 8 minuti, quindi siamo più o meno forse ci intorno alla sono metà tempo. due drive a squadra, tra 3 e 4 drive complessivi. Sì. Ah, i Leoni giustamente adesso giocano in Giocano sul sicurezza. corto, in sicurezza, guadagnano yard. Vediamo che si cambia tante volte la palla Ah, la perché palla umida è difficile è da umida, lanciare, sempre esatto. per i quarterback è un po' un piccolo dramma. Corrado in under, gira a sinistra, poi torna a destra e dà la palla di nuovo nelle mani sicure di Mattia Mondin. Il gioco era congegnato abbastanza bene con un controflusso, roll a sinistra e controflusso della draga a destra, però la difesa di Ron era sistemata. Diciamo che è stata una scelta più conservativa, Sì. prendere gli yard che ti concedono, non tentare il lungo per sorprenderli, ma intanto si consuma tempo, si consuma energia dei 65ers. Credo che i 65ers adesso, io non riesco a vedere bene le loro sideline, ma io non vedo cambi, cioè è come se fossero in 5. Credo che siano forse in 6. In 6, Dal wow. roster credo quanti ne sono, vedi un Da po', roster ce ce ne n'era sono 8, però in 8, però in realtà, realtà ne vedo pure io 6. cioè, è veramente difficile giocarti una finale a questo livello in 6, eh. Credo di sì. Bravi, bellissimo Ottima intervento. copertura. In 6 è. Adesso c'è È dura. un quarto down praticamente nella stessa posizione ribaltata degli Evona Sì. di prima. Quindi
Quindi anche qua poche scelte. Sì, bisogna andare alla chiusura. Infatti vediamo che i 65 si schierano sostanzialmente su una linea, sì, per il metacampo. C'è una finta, c'è la una palla finta, è lunga. Ed è ricevuta. Ed è ricevuta. Grande è un grandissimo catch di Mattia Mondin. Grande, veramente un grandissimo catch. Vediamo la... Corrado mette una bella palla lunga, appena un po' lunga, ma Mondin fa un grandissimo tuffo. Catch, grandissimo tuffo. Questo è un break assoluto. Qui ha lanciato sotto una grandissima pressione. Sì. Stato... Ma una delle doti naturali di Corrado è che ha una questa release velocissima. Dall'altra parte credo abbiano segnato i refoli di Trieste. Ok. Perché vedo tante sostanze. Si rischia una finale tutta locale. Sì, una finale friulana. Devi dire Friul Giuliana. Friul Giuliana. Ma non c'è più il Venezia Giulia, dai. Sì, però, se tu dici a quelli tedeschi che sono friulani, viene una guerra civile. Palla Tavano, ed è un secondo e gol cortissimo. Secondo e cortissimo, sì. A questo punto i Leoni hanno veramente tutta l'inerzia della loro. Vediamo cosa stanno scegliendo. Sembrerebbe una trips da un lato, no? Sì, un tight end stretto e una doppia sul lato destro. E non si è visto, ma a giudicare ovviamente da prima è un incompleto. Prima sceglieva il lato cieco di qua, della barca, adesso è il lato di qua. Tutti contro di noi. Ce l'hanno con noi. Sì. Ma avevano scelto, già lì non si può correre ovviamente, quindi era un lancio in delay sul centro probabilmente. Sì, su qualcuno che dragava, adesso vediamo che gli arbitri... Ok, è ancora la stessa formazione. Hanno sostanzialmente una tips. Questa volta sembra che touchdown, è buono, sì, è buono. E a questo punto i Leoni allungano 31-20. Se il tempo è quello che più o meno assomiglia a quello che abbiamo noi sull'orologio, Arona deve segnare molto velocemente. Sì. Molto, molto velocemente. Il tempo, noi abbiamo circa 3 minuti sul cronometro, quindi credo che siano... Sarà più o meno verosimile. Ti dirò, questa trasformazione è relativa. Cioè, ha il senso che ha. 11 punti. Ha il senso che ha. Sono sempre due segnature, sì, comunque. Però sai, metterla è sempre... Sì, sì, fa morale. Fa morale, esatto. Eccolo là. Ed è un drop. Non è andata. No, 31-20. A questo punto è tutto, la partita è nelle mani della difesa dei Leoni. Sì. Se la difesa dei Leoni porta a casa uno stop, è finita, è fatta. Assolutamente sì. Omar passerà in under, ha cambiato pochissimo le formazioni. Anche perché, se come abbiamo visto, sono veramente solo in 6. Sì, è un casino. Non credo possano fare più di... No, dicevo, anche il playbook è variato poco, insomma, sì, però in effetti in 6 è complesso. Un po' conservativo, diciamo, come sì, playbook. Anche perché, devo dirti, io ho visto... I due minuti, eccoli okay, qua. Ok, 2 minutes. E quindi eravamo più o meno in linea. Sì, sì. Quindi da questo momento noi andremo a 0, quindi eccolo là, ancora in campo, prende qualche yard. Beh, questa potrebbe però, essere...
Però voglio dire, Arona deve giocare a Noado se vuole tentare di recuperarla, cioè non è che possa andare in Ado con quel tempo che manca, non si può mica fare l'onside kick a Flag. Sì, anche perché gli dai un doppio vantaggio, perché oltre al vantaggio della difesa, gli dai l'altro vantaggio. Eccolo qua, prende la palla, tante yard dopo il primo down, esce fuori, quindi blocca anche il Sì, però tempo. comunque il tempo, secondo me, insomma, due segnature così diventa veramente In complesso. 2 minuti sì, è abbastanza complesso, credo. Tra l'altro ci sono sprecati quel timeout prima che dicevamo che Esatto, adesso non che hanno più a potrebbero, chiamare. esatto, che potrebbero 1:17. 1:17. 1:17 devono segnare velocemente. Eccolo là, bomba per il centro, incompleto. Tempo si ferma però. Poco, poco cambia. Sì. Adesso credo che assisteremo da parte di Arona a 4 tentativi Ma tutti sai che simili. stavo facendo due conti, se ci sono i 30 secondi per ripartire a 1:17, anche se segnano adesso con un solo timeout, ti Sarà inginocchi complicato. quattro volte. Sarà complicato, sì. 1:11. 1:11. Non Avete so se molto. sto a 30 secondi o 25. Eh? 30 secondi o 25 per Ah, mi hai fatto ripartire. venire il dubbio. Che 25, 50, è comunque poco. Giocano veloce a uscire dal campo e ci sta tutta. Sì, intanto rimangono ancora all'interno del secondo, della metà campo difensiva dei Leoni, quindi non, è complicata, diciamo, per i 65. Sì. Ottima prova invece dei Leoni, che da Ah, sì. padroni di casa hanno voluto Sì, tra mettere il l'altro loro sigillo. ieri sono partiti un po' in affanno, in salita, con la sconfitta con i Refoli, poi hanno recuperato con una bella vittoria e adesso stanno per. E ancora ottima azione del blitzer. Sì. Ottima azione del blitzer. Gran parte di questa partita Diciamo che credo che c'è abbia una comunque flag. preso il pallone il ricevitore, però Sì, l'ha preso. vediamo cosa decidono. Però il blitzer ha fatto un lavorone, perché non l'ha Sì. fatto veramente guardare dove lanciava. Touchdown valido, quindi c'era un touchdown addirittura che risulta valido ed è 26 a 31, e credo che ci troviamo nella stessa situazione dove c'è un fallo che li farà giocare da Da due, due. portandoli sul Sì, punto è di 5 che i 3 punti qua purtroppo non dicono nulla. yard. 2 punti. Sì, no, dico, ma anche se vai da 2 punti è 31-28, non è che poi 3 punti puoi fare un free Cambierebbe, non goal. puoi fare il field No. goal, quindi sì, assolutamente. Infatti giocano da uno da vicino. Dentro. È dentro, quindi siamo a 31-27. 27 a 31. Mi dicono che sull'altro campo i Refoli sono la prima finalista, Ok, quindi quindi se i hanno Leoni vinto. vincono avremo una finale di campionato nazionale tra le due squadre del Squadre del Friuli Friuli Venezia Venezia Giulia, Giulia. Qua cosa mai successa. mancano 54 54 secondi. secondi. Eccolo là, la nostra telecamera va a inquadrare il saluto finale Sì. sull'altro campo. Intanto qui si sta rimettendo in gioco la palla, quindi andiamo a vedere cosa succederà in questo drive. Forse, come hai detto tu, partiremo con un primo drive di corsa, chiameranno Sì. timeout gli Arona, Ne hanno uno. ripartiremo e 2 volte in ginocchio. Sì, secondo me sì. 50, Lasceranno 50 la secondi. palla a Claudio, a Claudio Sì, Corrado. 50 secondi credo che sia la cosa più Vedi? logica.
e consuma tantissimo tempo. E consuma tantissimo tempo. Non credo che non passi più nemmeno il... Credo che questo sia il sigillo. Allora, diciamo che il massimo avanzamento sarebbe stato, ma lui è no, ha voluto tornare indietro anche per bere il tempo per chiudere il down. Credo che questo sigillo a partita, i Leoni tornano in finale di un campionato di flag nella finalissima dal 2010. Okay, non c'erano. Non c'è l'ultima azione, si dal salutano. Dal 2010 non c'erano e questa sarà la finalissima, perfetto. Quindi sarà Leoni contro Refoli. Leoni Refoli sarà la nostra finale per il primo e secondo posto. Esatto. Terzo e quarto posto sarà Marines contro Marines 65. Quindi si è definita la griglia, finale. Delle finali. E noi vi salutiamo e inizieremo tra pochissimo con la quinta e sesta classificata, ossia Black Sharks Roma contro Riders Roma. Arrivederci a tra poco.